Ho letto un hashtag che dice così: distanti e mai altrove. Chissà chi l'ha scritto. Chissà, secondo me l'abbiamo al telefono. Biagio Antonacci, ciao! Ciao ragazzi, ciao. Grazie. Ma grazie per a te. Il bel lavoro che fate, che portate compagnia e fate entrare nella casa, nelle case, questa energia. Mai come adesso la radio ha una funzione veramente di togliere dalla testa questa angoscia e magari farla diventare paura, perché è quello che mi auguro, perché l'angoscia, sai, l'angoscia è terribile. Dobbiamo tornare ad avere solo paura, che la paura è consentita e ti fa ragionare e ti fa difendere. È l'angoscia purtroppo che non gestisci, capisci? Capiamo, e tra l'altro la nostra forza, sai dove la troviamo? Dagli ascoltatori, dal loro modo di vedere certo. In maniera sì, positiva questa vicenda. E tra l'altro certo. Ascoltatori che ringraziano anche voi artisti per tutto quello che fate sui social, anche te abbiamo visto molto attivo con Eros Ramazzotti. Sì, stiamo pensando che alla fine questa sta diventando una prova di forza, no? Per tutti noi, è stare in famiglia e... obbligatoriamente, rigorosamente stare in casa, uscire solo a secondo delle norme che sono state imposte giustamente dal nostro governo e cercare di difendere quello che il lavoro degli altri, capite come cosa intendo? Cioè essendo rigorosi difendi il lavoro delle persone che si stanno facendo un mazzo per noi incredibile, però è anche vero che dobbiamo anche in questo momento, come dite voi, cercare anche un po' di soluzione per la nostra testa, perché questa per me è una grande prova di forza per le nostre teste, capisci? Sì, sì. Non è solo per il nostro, e no, non è solo per il nostro fisico, ma è per la testa, che la testa che deve abituarsi a ragionare in uno spazio. Ecco, e a casa Antonacci che si fa per tenere impegnata la testa? Allora, intanto una delle cose che si può fare, secondo me, anche se è a fare una piccola attività fisica, ma anche di 10-15 minuti, che comunque aiuta molto, no? Anche da fermo, chi non ha spazio, anche da fermo si può lavorare in un metro quadro, due metri quadrati, tranquillamente. E poi si può leggere, chiaramente, perché io per esempio non sono bellissimo, un lettore, però sì. Comunque ci butto lì l'occhio. Per chi scrive e per chi ha una chitarra in casa, iniziare a provare a scrivere una canzone, perché parliamo di comunicazione, capito? Quindi provare a dedicare al tuo vicino o a tua madre o a tua sorella, perché quando esci dal balcone dedica una canzone a chi è vicino. Gliela canti con la chitarra sul tuo balcone. Sarebbe una cosa anche diversa, no? Tra l'altro molto la chitarra bella. È meglio della smerigliatrice, no? Perché io ieri avevo il vicino che invece però capisco sì, sì, che sì. Insomma ognuno deve fare, ad esempio, che ne so, bricolage, aveva smontato tutte le persiane. No, sì. Perché Biagio, il problema qual è? Che tu sai suonare divinamente, ma se uno ci no. prova tu sul balcone, capisci che poi le orecchie, capisci? No, ma bastano due accordi, ragazzi miei, bastano due accordi. Proveremo. Quattro accordi. Quattro il accordi. Giro di Do, il famoso giro di Do. Io ho scritto un milione di canzoni. E poi, ragazzi, un'altra cosa da fare, secondo me, è conoscerci. Ma conoscere te stesso e conoscere chi hai vicino. Quindi capire i silenzi, capire le proprie soddisfazioni, da dove nascono, le insoddisfazioni, la mancanza di comunicazione. Questo è un momento da trasformare in un momento importante, non da vederlo solo come una sofferenza. Capisci cosa intendo? Capiamo benissimo, Biagio, quindi ti ringraziamo di questi messaggi importanti, di poter fare a casa l'attività fisica, di dover dar spazio alla nostra creatività e soprattutto trovare il lato positivo e conoscerci meglio. Grazie mille, Biagio. Grazie. Grazie. Un abbraccio. Fantastici. Radio Bruno forever. Grazie tante. Mi raccomando, no, Biagio, prima di salutarci, l'appello a tutti gli amici all'ascolto di restare a casa, che è importantissimo. Da Radio Bruno, il vostro amico Biagio Antonacci, che è anche un ascoltatore, restare a casa. Restate a casa. Restiamo a casa.